Mo, c'è nessuno? C'è nessuno? Chi è? Ah, meno male. Cosa volete? Vorrei un'ocarina. Non ne abbiamo. È quella che sono in vetrina. Sono stonata e poi in questo momento ho molto da fare. Ripassate. Ma... Vi ho detto di ripassare. Figuriamoci se ho tempo di vendere le ocarine. Vieni, cara, voglio finire di pettinarti. Ma no, zia, sono a posto. Ah, no, no, voglio proprio che ti trovi meravigliosa. E poi, non avere fretta. È meglio che aspetti un po'. Li conosco gli uomini, io. Su, dimmi che sei felice. Ridi, canta. Sì, canto. Con questo maledetto chiodo nella scarpa. Vedrà che oggi mi andrà tutto male. Per colpa del calzolaio che non mi ha portato le scarpe nuove. Oh, Giuliani non ti ammira certo per le tue scarpe. Io alla tua età avrei potuto andare scalza e mi avrebbero ammirata lo stesso. E come? Oh, il suo fazzoletto. Non vorrei dimenticarlo proprio oggi. Ma zio, questo fazzoletto è giallo e rosso, no? Un uomo come Giuliani può anche sbagliare colore. L'interessante è che non ha sbagliato a scegliere te. Tu sarai una grande attrice. Ah, lo spero. Concludiamo. Questa Eva Sanzio chi è? Ha fatto altri film? Ma che? Viene dal teatro di posa? No. Ha recitato in filodrammatica? Nemmeno. Canta? Balla? Avrà delle qualità, no? Domandatelo al tenore Giuliani. Non usciamo dal seminario. La signorina Sanzio è una debuttante, e su questo siamo d'accordo. Ma il nostro regista le ha fatto un bellissimo provino, vero? Sì, e devo dire che le qualità ci sono. Forse un po' acerbe, ma ci sono. E poi la ragazza ha un pregio per me. Ha 18 anni ed è un viso nuovo. Ho ragione. Già. Anche il tenore Giuliani ama la giovinezza. E allora ditelo che è un'imposizione, un ricatto di Giuliani. E va bene, sarà un ricatto, ma non c'è niente da fare. Giuliani ha firmato il nostro contratto a questa condizione, che nel film al suo fianco ci sia la ragazza. Sì, ma chi ci assicura che una volta su questa strada non subiremo altre imposizioni? Questo no. Giuliani ha un carattere insopportabile, ma è un galantuomo, un perfetto galantuomo. Ecco, vorrei qualche cosa di diverso, di più fine. Facciamo una cosa, fatemi vedere invece un oggetto per signora. Potrei mostrarvi dei gioielli di gran moda. Abbiamo per esempio un braccialetto con smeraldi che è una meraviglia. Non parliamo di braccialetti perché mi risvegliano certi ricordi. Piuttosto una spilla con brillanti, Va bene, questa, vi piace? Sì. Se questa non vi piace, potrei farvi vedere una collana. Francamente, voglio pensarci su. Ma se il commendatore crede, possiamo mandare i gioielli all'albergo. No, no, passerò io. Preferisco. Come il commendatore desidera. Commendatore. Ma come, lo lasciate andare via? Ma allora non avete visto? A un cliente come quello si può anche permettere uno scherzo. Ma non l'avete riconosciuto? È Massimo Giuliani. Cavaliere, di là c'è parecchia gente. Che aspetti? Già, ma c'è anche il signor Corsi, l'attore. Che aspetti anche lui? Ma lui ha detto che aveva l'appuntamento per le 11 precise. No, lo riceverò a mezzogiorno. Vabbè. Questi attori di teatro hanno la mania della puntualità. Voi? Ho un appuntamento a mezzogiorno. Accomodatevi. Sono Eva Sanzio. Va bene, accomodatevi. Eva Sanzio! Scusatemi, vi annuncio subito. Ma noi che ci stiamo a fare qui? La tappezzeria? Ah, prego, signore, se voi avete fretta, io posso anche aspettare. Buongiorno, signore. Commendatore? Perché aspettate qui fuori? Entrate, entrate. Potevate entrare anche prima, no? E tu che ci stai a fare, Adesso è proprio questione di un minuto. Ma che minuto? Minuto. Ad inferno tutti. Il gioielliere Virconi? Precisamente. Sono il segretario del commendatore Giuliani. Prego, accomodatevi. Grazie. Devo mettervi al corrente di un fatto molto spiacevole. Qualche ora fa nel mio negozio il commendator Giuliani... Un orologio? Appunto. Perché ve ne ha già parlato? No, l'ho capito dalla vostra telefonata. È il quarto in un mese. Il quarto? Ma allora... Cleptomania. Prego. Che disgrazia. Un uomo della sua posizione. E dura da parecchio tempo questo? Da un mese, poco meno, da quando siamo venuti qui. E per fortuna che finora abbiamo trovato tutte persone come voi, comprensive, discrete. Altrimenti figuratevi che scandalo. Gli prendono queste crisi improvvise e poi dimentica tutto. Ad ogni modo, caro signore, grazie. Grazie dal più profondo del cuore. Figuratevi, anche io sono addolorato come voi di questo stato di cose, ma... Ma? Ma? Capirete che trattandosi di un oggetto di valore, io... Voi? Io,
Io gli orologi li vendo, non li regalo. Oh, ci mancherebbe altro. Ecco, bravo, ci mancherebbe altro. E perciò... gli affari come vanno? Gli affari vanno benissimo. Bene. Ma io, intendiamoci, sono pronto anche a riprendermi indietro l'orologio se... L'orologio? E chi li ha mai visti gli orologi? Spariscono, dileguano. Ma lui cosa dice? Cosa dice? Ah, perché voi credete che io possa parlare con lui di queste cose? Se sapeste che carattere ha. In ogni modo, quanto vi devo? 8.000 lire. 8.000 lire? Accidenti! Capirete, il commendatore è un uomo di buon gusto. La roba fine gli piace. Sa scegliere. Ha scelto un Patek. Doppia cassa. Doppia cassa? Sì, sì, lo so, ma 8.000 lire. Ma lo sapete che 8.000 biglietti da una lira messi in fila formano un binario lungo 640 metri. E se prendiamo come unità di misura il soldino, facciamo una torre alta 3 volte quella di Pisa. Non vi dico poi se prendiamo il centesimo. Beh, basta, 6.000. Scusate, non vi dispiace se vi do tutti i biglietti da 5 lire? Carità, per me fa lo stesso. Mi pare di soffrire meno. Quante erano le casse? Due. Due. E 3, 4, 5 e 6. E grazie. E così contenta? Stordita. Tutti i miei sogni si sono realizzati. Caro Giuliano, vi dovrò essere sempre riconoscente. Allora vediamo se è vero. Venite a colazione con me. Non posso, devo andare a casa. Andiamo a fare una passeggia fino al Pincio. Oh, lo so, ma non posso lasciare sola la zia in un giorno come questo. L'ho aspettato tanto anche lei. E forse più di me. Sarebbe ingiusto, no? Proprio. Scusatemi. E allora va bene. Andiamo al negozio di musica. Lo strumento mi piace. Concludiamo. Però mi dovete aiutare. Sì. Facciamo 1.300. 1.300? Ma scherzate? Pochi maledetti. E subito. E a rate. Anche. Eh? A rate. Una fisarmonica come questa. Ma voi siete matto. Eva! Via, tutto fatto. Ho firmato, come sono contenta. E io più di te, bambina mia. Lasciati guardare. Tesoro, quanto sei carina. Ho vissuto tanto in ansia. Commendatore, siete il nostro angelo. Prego, prima gli affari. Ah, sì, giusto, certamente. Allora siamo d'accordo, 1.300 lire. Pochi maledetti. E a rate. Ecco la prima rata. E va bene, come volete voi. Tornate per la ricevuta. Arrivederci. E allora racconta com'è andata. Ah, che giorno. Bisogna festeggiarlo subito. Commendatore, devo chiedervi una cosa anch'io. Ma che, volete fare del cinema anche voi? No, una preghiera soltanto. Restate a colazione con noi. Ho preparato tutto. Ma io veramente... Sì, il signor Giuliani ci ha già invitato a pranzo gli ambasciatori. Agli ambasciatori? Sì, anch'io. Ma sì, zia. Naturalmente. Oddio, ma allora bisogna vestirsi subito. Vieni, Eva. Commendatore, un minuto solo. Scusate. Torniamo subito. Buongiorno. Buongiorno. Vorrei quella canzonetta napoletana, come si chiama? Quella che fa... Ah. Pescatore Pusillico. Ecco, bravo, pescatore Pusillico. Sbagliate, non è così. Come non è così? No. Perché voi con la nota, invece di salire, scendete. Che? Voi fate. Quante notte te vego e passa. Invece no, è così. Quante notte te vego e passa. Ma sono una frase, perché... Sai, quando Giuliani cantava a Roma andavo sempre a sentirlo, non mancavo una sera. E lo zio non era geloso? Altro che, poveretto. Di la verità, zia, tu sei stata un po' innamorata di Giuliani, eh? Eh sì, in fondo ogni donna aspetta il suo principe azzurro. Che cosa volete? È qui che si deve aggiustare la linea del telefono. No, no, via, via! Peccato. Che villano. Dì un po', zia, credevi che fosse il principe azzurro? Sentite, giovanotto, voi avete una discreta vocina. Ma io sono 10 anni che questa canzone la canto così. E sono 10 anni che sbagliate. Io sbaglio? Ma sapete con chi parlate? Non so. Io vi ripeto per l'ultima volta che il motivo di questa canzone è così. No, è così. Ma è assurdo, è così. Ma siete testardo. La canzone... Thank you.
portano in trionfo? Che sfacciataggine! Ma questo era un successo vostro? Meglio così. Almeno adesso la strada è sgombra. Signora, sono venuto per l'ocarina. Quale ocarina? Ma mi avete detto di ripassare. Figuratevi se è il momento delle ocarine. Ma scusate. Leggete il cartello e ripassate. No, non uscirò di qui se non mi avrete detto chi era l'uomo della villa. Non rispondete. Avete paura. Ma io lo so. Quell'uomo siete voi. Voi, miserabile! Eh? Uno che recita così, quelli del cinema lo pagherebbero bigliettoni da mille. Ma io il cinema, per carità, non voglio neanche sentirne parlare. E nemmeno tu dovresti lasciare il teatro per il cinematografo, per vedere il nome di un tenore scritto grande così e il tuo che per leggerlo ci vorranno gli occhiali. Ma questo è niente. Dovresti vedere la Bonie. E lei l'attrice, com'è? Attrice? Ma quella fa il cinema per vedersi sulle copertine dei giornali illustrati. Che pietà, faccio bene io che non voglio saperne di cinematografo. Signor Robbiani. Che c'è? Il segretario del regista Brignoni vi desidera al telefono. Me? Ha domandato di Robbiani. Me. Volo. Hai visto? È venuto il suo turno. Ma vedrai che verrà anche il tuo. Speriamo. Hanno bisogno degli attori di prosa e non bastano le belle gambe per fare del cinema. 671. Maria entra nel camerino del cantante e chiude la porta senza far rumore. Poi avanza in primo piano preceduta dalla macchina sul carrello. 672. Mezzo primo piano. Maria si avvicina al tenore che le volge le spalle e non si accorge della sua presenza. Ormai in lei si è fatta la luce. Ella sa che cosa sia il vero amore. Il tenore si volta e la vede. Un attimo di esitazione, poi cadono l'uno nelle braccia dell'altro. Bacio finale e successo del film assicurato. Ah, soggetto magnifico, situazioni mai viste, umanità, fasto, eleganza. Io sono entusiasta. Su un soggetto come questo io gioco la testa. Cavaliere, il sigaro. Eh? Il sigaro. Ah, sì, scusate. Bene, è contento il nostro protagonista? No. Ciro? Dunque, noi per contratto dobbiamo cantare 5 volte. Ora, in questo soggetto le canzoni sono soltanto 4. Già, ma vedete, noi avevamo pensato che per non turbare la linea del racconto sarebbe stato opportuno... Se pure con grande rammarico rinunciare ad una delle canzoni. Ben inteso, questo non influisce affatto sul compenso. Lo credo bene. Ma vi sono stabilite 5 canzoni e 5 devono essere. Il pubblico viene per sentir cantare Massimo Giuliani. D'altronde il nostro contratto parla chiaro. Articolo 21, comma 3. Noi ci impegniamo per carità, stare... non è il caso, si rimedia anche questo. Marini, che scena si potrebbe tagliare? Ma si fa presto, la scena del castello. Ecco. Ma scusate, io avevo 3 scene nel film. Quella della stazione me l'avete tolta per sostituirla con l'incontro del tenore con la signorina. Poi avete abolito quella della bisca. Adesso mi togliete anche l'ultima. Ma allora, cosa ci faccio io nel film? Già, signorina, che cosa farà Carboni nel film? Niente. Niente? Naturalmente voi avrete lo stesso le vostre 8.000 lire, non vi basta? Scusa, mi pare che il mio collega non parlasse a nome di un contratto, ma della sua dignità di artista. Perché qui finora si è parlato di tutto. Intanto si sono passati i caratteri. Il mio personaggio doveva essere un grande scrittore e è diventato il direttore di un'orchestra da ballo. Di una situazione drammatica si è fatta una farsa. Tutto questo senza tenere nessun conto della dignità degli attori. Di noi. Per quel minimo di rispetto che tutti dobbiamo all'arte. Forse può sembrarvi ridicolo il mio atteggiamento. Parlare d'arte. Fino adesso qui non si è parlato che di cifre, di contratti, di incassi. Ma c'è anche il pubblico. E il pubblico è con noi più di quanto voi non immaginate. Ed è per questo che sento il bisogno di difendere le sue illusioni, che sono un po' anche le mie. Bravo. E adesso possono anche cacciarmi via. Ma no, nessuno vuol mandarvi via. Voi avrete le vostre scene e noi canteremo le nostre 5 canzoni. Ecco. Comunque la pensi il nostro giovane paladino dell'arte, il pubblico viene per sentire me. A meno che non vogliate cantare voi. Sono in ritardo? Oh, Eva. La nostra giovane primatrice. Avanti, avanti. Non si aspettava che voi. Ciao. Buongiorno. 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 Signorina. Conoscete Andrea Corsi? Oh, adesso siamo al completo, eh? Ah no, veramente manca ancora... C'è il maestro Bixio.
Oh, finalmente! Caro maestro, domattina è il primo giro di Manuela. La prima scena che si gira è proprio quella della canzone. Ah, sì, ma allora bisogna andare a casa con Giuliani a ripassarselo due o tre volte. Ma no, ma perché non la provate addirittura qui? Va bene, ma per Giuliani. Andiamo, commentatore, siate gentile. Vuol fare prezioso. Ma scommetto che canta. Forse. Se glielo domanda lei. Andiamo. No, no, la sentirete domani al teatro di posa. Su, commendatore, un piccolo sacrificio. E va bene. Ah, andiamo, grazie. Ah, ma una sola strofa, eh? Sì, sì, sì. Grazie, grazie, commendatore. Cinema, sei l'incanto, lo splendore della vita, la calamità, il miraggio favoloso d'ogni cuor, la sardina, il collegial, il borghese, il provincial, tutti pensano di darsi al cinema. Cinema, tutti sognano la celebrità. Sai perché? Perché nulla può fare sperare, palpitare come te. Cinema, la pellicola che gran novità, gira e va, l'illusione sei di ognuno cinema. Ogni volta che vi guardo, mi sembra di scoprire nei vostri occhi, non so, qualche cosa di nuovo. Pensate, se davvero siamo destinati ad incontrarci. Al, ferma! Ma cosa c'è ancora? No, no, Giuliani, non ci siamo. Forse mi sono spiegato male. E forse anche la posizione non è buona. Prego, alzatevi. Mettetevi vicino alla signorina. Ecco. Ecco, così. Bene. Vedete, in questa scena voi dovreste essere più sognante. La, ecco. Come se contemplaste una lucciola in una notte d'estate, in un giardino sul lago. È molto bello. Siete stato sul lago, no? Altro che. E c'erano anche le zanzare. Perché io vi sposo, su questo non c'è dubbio. Facciamo le carte e là, marito e moglie. Ma se mi conoscete soltanto da 10 minuti. E che vuol dire? 10 minuti sono 600 secondi. È dimostrato che un uomo può innamorarsi di una donna in 2 secondi, il colpo di fulmine. Quindi ci rimangono sempre 598 secondi per riflettere, meditare, pensare. Chi fuma? Ehi, chi fuma? Chi... Voi con quel sigaro, lo sapete che in teatro è vietato fumare? È la terza volta che vi avverto che al commendator Giuliani dà fastidio il fumo. E a me mi dà fastidio il commendator Giuliani, siamo pari. E io vi faccio dare una multa che manco ve la immaginate. Il tenore Giuliani, l'idolo delle folle, uomo che ha fatto piangere le platee di mezzo mondo, non è vero? A me mi ha fatto sempre ridere. Voi siete due disgraziati. Che c'è? E c'è un signore che cerca di voi. Ah, io non ricevo nessuno, non ho tempo da perdere. E i commissari. Che? Scusate. Idioti. Sicché, cleptomania è una malattia comoda. Io conosco della gente che ci si è arricchita. Ma cosa volete dire? Io sto ai fatti. Questa mattina in una grande gioielleria... Il tenore Massimo Giuliani ruba un orologio. No, piano, ruba. Il tenore Giuliani non ruba. Va bene. Ditemi allora voi che parola si deve usare. Avevamo detto cleptomania. Sì, sì, ammettiamolo. Ma l'orologio dove è andato a finire? Che ne so io? È strano. Voi sapete tutto sulla cleptomania, questa oscura, misteriosa malattia. Ma dell'orologio, che è un oggetto reale, tangibile, non sapete niente? No. Andiamo, via, questo potete raccontarlo a un ragazzo. Non a me. A meno che... Isa Miranda. Ma no, quella è Alida Valli. A meno che... A meno che non ci sia un complice, un favoreggiatore, o più precisamente uno sfruttatore. Qualcuno che si approfitta di questi momenti di amnesia del tenore e si tiene lui la refurtiva. Eh già, potrebbe anche essere. Ma chi? Qualcuno che gli è molto vicino. Per esempio, un familiare. Eh no, è impossibile. Non ha famiglia. Con lui vivo soltanto io. Ah. O dico, io non porto orologi.
Ah, no, questo è mio, me l'ha regalato Giuliani. Ah. No, ma l'ha pagato, c'ero anch'io. È mio. Il cleptomane è un irresponsabile, per questo io cerco il suo complice, il vero colpevole. E io che c'entro? Questo è quel simpatico di Falconi, eh? No, no, quello è Iani. E dico, il signor commissario, voi non crederete che io... Perché in questo caso io mi licenzio. Col signor Giuliani non ci resta un minuto di più. Questa è una cosa che riguarda voi soltanto, caro amico. Per il momento quello che conta è di tacitare il derubato. Voi capite che è soltanto per un riguardo alla personalità del signor Giuliani che, se posso, voglio evitare uno scandalo. Ma la giustizia deve fare il suo corso. Questi orologi devono saltare fuori, giusto? Certo, certamente, ma io me ne vado, e subito. Come volete. Intanto dovete pagare entro oggi. Il derubato vi aspetta. Ecco il suo indirizzo. E vabbè. Quanto? 9. 900. 9.000! 9.000? Ma questo è un furto! E l'ho detto anch'io che è un furto. Ma voi vi siete offeso? Ah no, ma questa volta il furto lo commette il derubato. 9.000! Oh, se ascoltassi la... Chissà poi perché io mi arrabbio tanto che... Io mi licenzio. 241,27. Azione! Maria, ogni volta che vi guardo, mi sembra di scoprire nei vostri occhi qualche cosa di nuovo. Non so, pensate, se davvero siamo destinati ad incontrarci, dobbiamo questo momento a cause sconosciute e lontane. Oh, come una fiaba. Rammento certe sere melanconiche. Credevo di essere infelice, ero soltanto impaziente perché vi aspettavo. Dite, dite ancora. Alt! Insomma, così non si può andare avanti, no? È inutile. Sarete con me? Sono 2 ore che ci tenete sotto le luci. No, no, Barini, parlava della signorina. Dimmi. E già, cercate di serrare un po' di più la battuta. E voi cercate di essere più preciso. Ma insomma, Ciro, si può sapere cosa vuoi? Io ho deciso perché, capite, io non posso. Essermi affezionato va bene, ma però... Però che? Ma ti ci metti anche tu adesso? No, me ne guarderai bene. Ma voi capite che io non posso permettere, ne va della mia onorabilità. Beh, cosa si aspetta? Siamo alle solite. La mia posizione è delicatissima, vi rendete conto, vero? Io mi rendo conto che sei ubriaco. Io? Oh, mi stupisco. Ma si può sapere cosa vuoi da me? Ecco. Commendatore, vorrei fare un piccolo ritocchino, ve ne mettete... Tu sei il più grande scocciatore, levati dai piedi. Giuliani, stiamo aspettando voi, abbiate pazienza. Sì. Qui ogni minuto che passa volano biglietti da 1.000. E lo dite a me? Ma un corno, qui mi state facendo impazzire. Voi, il regista, e adesso quest'altro imbecille. Io? Basta, non ne posso più, al diavolo tutti. Ma... Commendatore, ascoltate, una parola sola, commendatore. Cavaliere, io non ho permesso... Giù la luce, si sospende. A casa tutti! Questo film lo finiremo quest'anno, lo finiremo. E pensare che c'è gente che si diverte al cinematografo. Sì. Resto di noi, quando è che lo viene a schiare? Avete visto? Come tenore è grande, ma come maleducato è immenso. Forse sarà stata colpa mia, ma io ho fatto del mio meglio. E questo è il guaio. Sapete quanto mi costa questa giornata? 50.000 lire! E un sigaro! Signor Barini, è ingiusto! Per carità, non è il momento! Ne parleremo un'altra volta. Questo capita a chi vuole entrare in paradiso a dispetto dei santi. E adesso andate a raccontarlo al vostro signor Giuliani. Triste essere soli, vero? Ma su, non fate così. Questa gente non merita le vostre lacrime. Sono stati così cattivi, tutti. E prima erano gentili, eh? Ma era peggio allora, credete? No, il torto è stato mio. Avrei dovuto cominciare anch'io dal principio. Adesso ho paura. Ma che paura? Io vi ho ascoltato prima. Voi sapete recitare. Il cuore c'è. Ed è il cuore che dovete ascoltare, e non questi maestri improvvisati che ne sanno meno di voi. Dov'è questa famosa scena? Vogliamo provare insieme? Sì.
Io la so quasi a memoria, l'ho sentita tante volte. Proviamo. Maria, ogni volta che vi guardo mi sembra di scoprire nei vostri occhi, non so, qualcosa di nuovo. Pensate se davvero noi siamo destinati ad incontrarci. Dobbiamo tutto questo a cause sconosciute e lontane. Oh, come una fiata. Rammento certe sere melanconiche. Credevo di essere infelice. Invece ero soltanto impaziente. Perché vi aspettavo. Dite ancora. Dammi la vestaglia. Subito. E presto. Eccola. Impareranno a vivere. Non sanno chi sono io. La luce, le masse, il sonoro. Me ne infischio io. Commendatore. Che c'è? Dove vanno a finire gli orologi? Cosa? Gli orologi? Ma che orologi? E gli orologi? Sì, gli orologi. Insomma, gli orologi che non si trovano più. Dimmi un po', ma tu sei fissato, eh? Io perché? Perché da un po' di tempo a questa parte non fai altro che parlare di orologi. Ma che orologi sono? Non sarai mica sonnambulo alle volte, eh? Sonnambulo io? Ma come sarebbe a dire? No, perché capita qualche volta. Uno nel sonno fa una cosa e poi se ne scorta. O meglio, si ricorda di qualche cosa, ma così, vagamente. Gli orologi. Ma che di notte tu ti occupassi di orologi? Oddio, Dio. Permesso. Avanti. Buongiorno, eccomi qua. Commendatore, il caffè. Perché non hai bussato prima d'entrare? Scusate. Gliel'ho detto 100 volte. Accidenti, sti imbecille. Hanno giurato di farmi impazzire. Qui non c'è una cosa che vada bene. Come sarebbe bello. Noi ci ameremmo da tanto tempo. La sera io aspetterei il vostro ritorno. Una notte io mi sveglio. Adagio mi curvo sulle vostre palpebre chiuse. E posso baciarvi se voglio. Sì. Anche adesso. Proiettando i pezzi del film? Sì, ma non si può entrare. Ma io sono la zia. Zia o non zia, non si entra. E io vi dico che devo entrare. Senza permesso non entra nessuno. Cos'è questo baccano? Buongiorno. Buongiorno. Prego, accomodatevi. Scusate, dottore, ma non sapevo che fosse vostra zia. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Eva non c'è? Non so, credevo che fosse già qui. Permettete, signor Giuliani, un piccolo omaggio della mia ditta. Anche a voi, cavaliere. Grazie. Grazie. Barini, permettete? Grazie. Prego, dottore. Carina. Grazie. Cosa vediamo di bello, Barini? Abbiamo già visto tutto. Sentiamo soltanto delle colonne sonore. Allora possiamo andare? Sì, sì, avanti, avanti. Vai pure. Marcia. Colpito il patto.
pensier. E di pensier. Ottima incisione. Grazie, cavaliere. Che voce. Bene, bene, veramente bene. Oh, io credo che se fosse qui Verdi applaudirebbe anche lui. È sicuro, Verdi, è proprio vero. Ma non potrei vedere qualche scena di Eva? Non si può, ormai è tardi. Eh già, è giusto, è tardi. Sicuro, è tardi. Bisogna tornare in teatro. Vero, commendatore? Però la romanza del Lohengrin sarebbe meglio metterla nella scena della Terrazza. È un peccato, è un vero peccato, signora, se venivate prima. Abbiamo passato tutte le scene della festa, bellissime. Vostro nipote era in gran forma, una diva. Ho ragione? Allora, commendatore, andiamo bene, no? Sì, le colonne sonore sono abbastanza buone. Anche le scene che abbiamo visto prima mi pare che vadano bene, no? Perché? Non siete soddisfatto? Proprio no. C'è qualche cosa che non va. Io vorrei proprio sapere che cosa c'è che non va nel mio lavoro. Tutto. La truccatura. Insomma, io vi devo sostituire. Commendatore Giuliani sostiene che nei suoi primi piani si vedono troppo i segni del trucco. Non è vero. È che devo scontare io il suo brutto carattere. Questo è il fatto. Oh, scusate. No, 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 anzi, dite voi, entrate. Diteglielo voi che cosa ne pensa il commendatore dei suoi primi piani. Ecco, io veramente... No. Giuliani vuole che io me ne vada. Me ne vado, sì. Ma non finisce così, però. Buongiorno. E pensare che ha ragione. Venite qua, ditemelo voi, dove diavolo sono questi segni? La verità è che col vostro principale da un po' di tempo non ci si ragiona più. Oh, intendiamoci bene, eh? Non ci si ragionava neanche prima. Ma adesso è diventato insopportabile. Da quando siamo venuti qui, maledetti orologi. Perché? Avete l'orologio che si ferma? No, no, parlavo di orologi che corrono, che volano. Insomma, io vorrei sapere che cosa ha nella testa il vostro principale. In 3 giorni mi ha fatto licenziare. L'architetto, il fotografo e adesso anche il truccatore. Ma perché? Che cosa gli prende? No, 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 no. Qui sotto c'è un mistero. Che? Cosa volete dire? Signor Guidotti, parliamoci chiaro. Io ho capito tutto, non meno di voi, del resto. Ah, anche voi. E da che cosa avete capito? Non siamo mica nati ieri. La faccenda sta qui. Sì, ma sapete, è una malattia, è solo una malattia. Oh, sì, chiamatela una malattia. No. Il fatto è che la ragazza è bella, Giuliani ci tiene e vedere un altro che cerca di portargliela via, caspita, mi scalderei anch'io. Ma voi parlate della ragazza? Sì, perché? Di chi volevate che parlassi? Quello è il chiodo, mio caro, la sua idea fissa. Bisogna fare qualche cosa. Già, ascoltate. Ti dispiace che sia geloso? No, caro, anzi, ma geloso di chi? Di tutti. Anche di quello lì che passa. Ma sono un po' fuori moda come innamorato. Abbiamo così poco tempo da stare insieme. E tu ti tormenti e tormenti anche me. Corri dietro alle ombre, tu. Anche Giuliani è un'ombra. Ma cosa c'entra Giuliani adesso? Già, per te lui è sacro. È stato così gentile con me, così buono. Un vero amico. Sì, sì. Ma il mondo ci crede poco, sai, a questa amicizia. E tu? Io ti voglio bene sul serio. Ora andiamo perché la zia starà in pensiero. Sentite, cara signora, diciamolo francamente. Se le cose continuano a questo modo, il commendatore è tipo di piantare il film. No. L'ha già detto. Per l'amor di Dio, Eva sarebbe rovinata. Ma questo è niente. Il commendatore sarebbe obbligato di pagare una penale di almeno 1 milione. Ma lo sapete voi che cos'è 1 milione? Voi no, ma io sì. 1 milione sono 1.000 lire al giorno per 2 anni e mezzo di seguito. Vedete, bisogna trovare la maniera di aggiustare le cose, che il film arrivi tranquillamente alla fine e che il commendatore ritorni quello di prima. Sapete cosa faccio? Le mando una bella torta, la 1000 foglie, con guarnizione di confettini d'argento, la mia specialità. Ma che torta? Ma cosa c'entra la torta? Ci vogliono fiori, profluvi di fiori, serre di fiori. Io lo vedo già, un bell'arco di rose bianche con la soprascritta di orchidee rosa, alta così. Eva. Sì, sì, ma la mia torta non c'è confronto. Sapete come ci siamo fidanzati con mio marito? Con dei vigné alla crema. Fatti da voi? Sì. Però è morto. Oh, e sapete cosa facciamo? Io mando la mia torta come se fosse fatta da Eva. E voi mandate i fiori. Io? Ma cosa c'entro io? Ma naturalmente a nome di Eva. L'idea dell'arcata mi piace, senza economia. Ma non credete che costerà molto? Sì, ma ne vale la pena. Oh, certo, certo. Ma io dicevo così, mi pare che un arco è un po' troppo, no? Ma come? L'avete detto voi? Sì, ma sapete, è per la ragazza, che deve essere più seria, più riservata, per non far mormorare la gente. Poi l'essenziale è che la ragazza domani sia gaia, allegra, perché domani si gira la grande scena importante delle Fontane, a Tivoli. E il nostro Giuliani deve cantare felice, vispo, allegro, come un usignuolo.
dispiace che tu lo difenda. Ma no, Andrea, perché dici così? Non è cattivo come tutti credono. È un infelice in fondo. La prima vittima del suo carattere. Del resto come potrebbe cantare così? Se non ci fossi lui qualche cosa di buono. Va bene, ma allora come spieghi il licenziamento del truccatore e la sua arroganza con tutti? Ma è molto facile essere buoni quando si è felici come noi. Buongiorno. Buongiorno. È andata bene l'incisione? Benissimo. Io di queste macchinone non ho mai capito un accidente. Semplicissimo, si gira questo e il circuito è aperto. Ah, quell'affare lì. Ehi, Guido, attento ai cavi. Scusate. Prego. Ragazzi, facciamo presto! Dove la seguatura? Laggiù! Andiamo ragazzi! Senti? No, fa piano! Senti, senti, qui, qui, comodo! Adagio! Attenzione, eh! Sono a capo, che sia ben fisso lì! Basta! Ha detto che si gira qui! Il cantante è ben ghignoso, sai, ma il suo segretario è ancora più antipatico. Spelor Ciavara non ti dà mai una lira. Uè, non parlate male del signor Ciro, che quello è amico mio. Ah, le tue amiche, è tuo amico? Capomo! Tutto sul tavolo, commendatore. Non sono subito, non ho bisogno di niente. Cosa fai lì dentro? Ti diverti, Molto. Ah, Andrea, io ti voglio tanto bene, ma se cominci a voler comandare adesso, figuriamoci quando sei. Lascia stare. E chiudi. Piace la lirica, vero? Ma sera andremo all'opera, almeno la domenica. Io invece la domenica vorrei andare in campagna. Ma non ti piace la musica? Sì, la musica, ma soltanto la musica. Non posso soffrire i cantanti. E va bene, andremo in campagna. Sei contento? Oh, così va bene. La moglie deve essere sempre remissiva. E tu sarai perfetta. Sì, ma non fidarti, sai. Io faccio finta di accondiscendere. E poi tiro fuori le unghie. Tutte le volte che tornerai a casa avrò mille domande da farti. Dove sei stato? Chi hai visto? Quante volte hai pensato a me? E guarderò se hai qualche capello di donna sulla giacca. Ma no, che non ti domanderò niente. Ah, ma io sì. Che cosa? Un bacio. Il commendator Giuliani, l'avete visto voi? Il commendatore è là in fondo. Grazie. Giro. Dite. La macchina. Ma, commendatore, dovete girare ancora due inquadrature. La macchina, me ne vado. Ma... Beh, che notizie? Quelle di stamattina. Vuol piantare il film. Oh, io vorrei sapere cosa gli prende. Ma si rende conto delle conseguenze di questo colpo di testa? Del danno che porta decine e decine di persone? È proprio Giuliani che pensa agli altri. Ma questa volta deve pensare a sé. Io mi sono messo al sicuro. Se mi pianta il film deve pagare un milione di penale per contratto. Signorina, chiamatemi l'albergo messo. Subito. No, 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 chiamo io. Io perdo la testa. E il numero, signorina, il numero, subito, presto! Subito. Me, Alberto. Ma no, non parliamo di penale, ma neanche per sogno. Sì, e tutto andrà benissimo. Ma sapete, all'esterno, il sole, l'ombra e un po' di nervosismo, ecco. Ah sì, in questo momento riposa. Sì, sì, è a letto che dorme. Ad ogni modo, il commendatore domani sarà allo stabilimento. Fidatevi di me. Benone, Benone, ridete. Benissimo. E sì, rido anch'io. Evviva, evviva. Benone. Ah, grazie al cielo, tutto è a posto. Domani si riprende il lavoro. Alla stazione. Pronto? Sì, Guidotti. Chi parla? Sì, sono proprio io. Ho bisogno di vedervi immediatamente. Sì, vengo. Ma non potreste dirmi? Questa volta la cosa è grave. Come dite? Ma siete proprio sicuro? Sicurissimo, caro signor Guidotti. Ah, cosicché voi dite che è stato sorpreso 3 ore fa con le mani nel sacco. Precisamente. E adesso è di là in camera di sicurezza. Appunto. Ho dovuto trattenerlo per forza. E se il derubato insiste nella sua denunzia, io devo fare il mio dovere. Fate entrare il commendator Giuliani.
Prego, commendatore. Come dicevo al vostro segretario, il mio compito è sgradevole, ma inevitabile. Una sigaretta? Grazie, sempre sigarette. Accomodatevi. Va a entrare il derubato. E speriamo che questo signore sia diventato più ragionevole. Buongiorno, cavaliere. Buongiorno, signor Varelli. Prego, accomodatevi. Grazie, stai piedi. Una sigaretta? No, grazie. Ho qui la vostra denuncia, ma prima di darle corso ho desiderato parlare con voi. Il signore è il segretario dell'accusato. Vediamo se si può aggiustare amichevolmente questa faccenda. Non c'è niente da accomodare. Quest'uomo ha rubato un orologio e va in galera. Vedo l'idea. Sì, ma vedete, il signore è come dire malato. Va soggetto a crisi di cleptomania. Non si rende conto di ciò che fa. Ma di ciò che ruba si rende conto benissimo, però. Prendo l'idea. Insomma, visto che insistete, sapete chi è questo signore? No. È il celebre tenore Massimo Giuliani. Beh, questa volta il celebre tenore ha fatto una stecca. Rendo l'idea. Insolente. Signor Guido. Scusate, signor commissario. Noi vi pagheremo fino all'ultimo centesimo. Ma volete fare uno scandalo per un orologio? Mandare in prigione un artista che tutto il mondo onora? Rovinargli la voce? Ma io vi cito per i danni. Milioni. Mi riduco alla miseria, ma vi mando in galera. Scusate, signor commissario. Sappiate che Giuliani ha parlato con dei re, con dei principi, e voi vorreste essere più di un re, più di un principe. Ma no, che c'entra? Ma neanche per sogno. E allora strappate subito la denuncia, rendo l'idea. Sì, subito, subito. E di tutto questo... E quanto vi devo? Niente sparatorie. 6.000. 5.000. Buongiorno, cavaliere. Buongiorno. Ai vostri ordini, signore. Bravo, segretario. Aumento lo stipendio. Era mio dovere, l'ho fatto per il buon nome del commendator Giuliani. Per fortuna anche questa volta le cose sono andate per il meglio. Ma voi, commendatore, dovete promettermi di curarvi. Ma che sto sciupato? No. Scherzo sempre. Non dovete andare in giro da solo, correte dei rischi. No, da oggi non andrà più in giro da solo e non avverranno più furti di orologi. Cavaliere. Guidotti. Caro commendatore, spero di rivedervi presto. Eh? Non qui, a teatro, verrò ad applaudirvi. Ah. Tu resta qui. Ci vediamo più tardi in albergo, eh? No, no, commendatore. Noi stiamo assieme, prego. Dentro. Ed ora noi due. Da quando vi è venuta questa bella idea? Da quando mi sono attaccato i baffi. Ecco, tutti mi scambiano per Giuliani, guarda. Oh, bel tipo da corsa. Ve li farete ricrescere, anche la barba. Ah, per me anche subito. No, adesso fai quello che voglio io, perché se no ti lasciavo là, in galera. Che brutta parola, in galera. Sai che sei un bel tipo? Perché i delinquenti, secondo te, dove li mandano? In villeggiatura? No, c'è ladro e ladro. A me piacciono gli orologi, ecco tutto. E a me piacciono i biglietti da 1.000. E con questo vado a svaligiare la Banca d'Italia. Ma poi basta, io non sono qui per fare discussioni. Ma se posso sapere dove mi portate? All'albergo Metropoli. Lì prendiamo la macchina privata del commendator Giuliani. E per andare dove? Gli stabilimenti dell'Armafilm. Ah, benissimo. Non ho mai visto girare. Ma prima ti cambi d'abito, eh? Sì, ne metterai uno del commendatore. Ah, tutto sì, ma quello no. Perché? L'unica volta che mi sono messo il vestito un altro mi ha portato disgrazia. M'hanno schiaffato dentro. Beh, vabbè, come vuoi. Ma butta via quel sigaro. Altrimenti anche i pali se ne accorgeranno che non sei il tenore. Dunque, intendiamoci bene. Tu continuerai ad essere Giuliani. Ah, ho capito. Io lavoro e poi dividiamo. Ma ti vorrei scherzare? Ah, preferite che vi insegni il trucco? Oh, che disgraziato. Eppure io ho fiducia. Avete saputo? È partito. È impossibile. L'hanno visto poco fa alla stazione. È pazzesco, bisogna telefonare subito all'albergo. Dammi questa roba. Albergo Metropoli. Tu prendi la macchina e corri in albergo. Tu fammi il favore, sì. Vola alla stazione, forse si fa ancora in tempo. Se lo trovi, portamelo qui, vivo o morto. Voi... E cosa ci siete voi? È pronto? Sì, è pronto. Datemi subito il commendator Giuliani. Il commendatore è partito. Non c'è niente da fare, non si gira più. Lo dicevo io, non si gira più. Che caratteraccio quel cantante. Fossi io il produttore, gli darei una lezione. Avete sentito? È partito. Chi? Giuliani. Ah, è buon viaggio. Bella faccia tosta. È partito per colpa vostra. Mia? Ah, è un onore. Un personaggio come Giuliani che lascia il film perché gli sono antipatico. È lusinghiero. Sentite, io non so se gli siete antipatico, ma a me sì. Fin dal primo momento che vi ho visto, mi siete stato antipatico subito. Proprio un colpo di fulmine. Non fate dello spirito. Siete innamorato di mia nipote? Verissimo. Bugiardo.
Chi ama non spezza l'avvenire di una ragazza. Ho lavorato degli anni per la felicità di mia nipote. Siete arrivato voi e il film va per aria. Già, a voi interessa poco che il film si faccia o no. Ma per Eva è l'avvenire. Chi vi dà il diritto di allontanarla da un uomo che può renderla ricca, celebre, felice? Sì, sì, felice. Il papà e la figlia. Ma insomma, chi siete voi? Cosa potete offrire a mia nipote? Non capite che la rovinate? Oddio, mi sbaglio. O è lui? È proprio lui! Oh, è tornato! Mi raccomando, disinvolto, disinvolto. Sì, sì. Oh, quel sigaro! Buongiorno. 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 No, quello è lo sceme, l'hai sempre trattato malissimo. Questo non l'ho mai visto. Zitto, eccoli. Buongiorno. Commendatore. Oddio, sia lodato. Oh, scusate il sigaro. Eccomi qua, siete proprio voi. Ci avete fatto passare delle ore tremende. Ma adesso la parentesi è chiusa. Signori, si ricomincia a lavorare. Oh, mica male, comprato, eh? No. Cioè, voi siete qui, qui c'è il nostro caro regista. Tanto piacere, regista. Oh, questa è buona. Ne ha parecchie di buone, commendatore. Ora diamo il trucco, vero? Sì, sì, presto. Ecco la posta del commendatore. Grazie, con permesso. Pare che sia tornato di buon umore. Sì. Buongiorno, commendatore. Adesso dovete dirmi dove sono i segni. Che segni, ma... Quelli che mi sono costati il posto. Avete fatto cacciar via soltanto perché quel giorno vi funzionava male il fegato. E non vi siete neanche domandato se ho dei figli. Ve lo dico io. Otto ne ho, otto. Di cui due gemelli. Congratulazioni. Non scherziamo. E non ci avete pensato un momento a farmi sbattere in mezzo a una strada. E adesso io vado in galera. Ma scusate. Non ho niente, ma... scuse. Lo sapete che al dopolavoro sono campione dei pesi galli. Mi sono informato, tre mesi, devo fare tre mesi. Ma a voi faccio due occhi così. Signor Guidotti, signor Guidotti. Cosa volete? Un autografo del commendator sì, Giuliani. Sì, se riesco a trovarlo. Grazie. Senti, mi dispiace. Sono stato proprio un mascalzone, l'avete fatto caccia via. Però te faccio ripia. Davvero? Mi fate riassumere? Ecco l'aumento di stipendio. Vabbè, allora... Però, commendatore, avete un sinistro. Se sentissi il destro. No, no, grazie, me ne basta uno. Ma che ti fa male? No, per carità, anzi, sono contento, molto contento. E vi ringrazio tanto. Ma chi è del pugno? No, per carità, dell'aumento. Che è il fumo di sto sigaro, va? Tanto a me non me li fanno fumare. Grazie. Ti saluto, campione. Voi siete la zia? Già, la zia. E io sono Massimo Giuliani, il tenore. Ma commendatore, lo so, non è la prima volta che ci vediamo. Ah, già. Non è la prima volta, noi siamo vecchi amici. E come va, la nipotina, va bene? Eva? Oh, commendatore, anche lei è stata molto turbata. Il vostro gesto, la vostra decisione, ma adesso tutto è finito, grazie a Dio. Voi siete tornato e sono tanto, tanto contenta anch'io. Davvero, davvero? Sì, molto. Hai visto Giuliani? Ma non stavo con voi. Eccolo là. Commendatore. Ti chiamo? Ah già, commendatore. Commendatore, sono tre ore che vi cerco. Un momento, e allora dicevate? Ma, commendatore, il trucco. Ah, il trucco, subito. Datemi l'orologio, ve lo faccio sparire. No, la truccatura. Arrivederci. Mi hai fatto passare il quarto d'ora più terribile nella mia vita. Fuori le fotografie. Vediamo cosa ricordi. Questo, chi è? L'attore è Andrea Gozzi, oh. Simpaticissimo. Deve esserti odioso. Perché deve esserti odioso? Vabbè. Oh. E questa chi è? La signorina Eva, è quella che poi... Sì, vabbè, ho capito. Meno male.
E... A proposito, cosa ti è saltato in mente di andare a fare delle grandi scapellate a destra e a sinistra agli usieri, eh? Capirete che entrando per la prima volta, è vero, mi sembrava un po' scortese. No, 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 tu non entri affatto qui per la prima volta, tu lavori qui da più di un mese. E ricordati che tu sei Giuliani, Giuliani, Giuliani! Oh, e sii un po' più villano. Ammappate che brutto grati che c'è il padrone. No, 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 via quel sigaro che Giuliani non fuma, via! E fatemi fare una tiradina. Ma no, che poi si sente l'odore del tabacco, mettilo via! Ah, dunque, ricapitoliamo. Benissimo. Tu, grazie a Dio, non devi cantare perché le colonne sonore sono già incise. Peccato. Perché? Perché mi sentivo da fare quella frase. Madre infelice. Stai zitto, che se ti sentono l'infelice sono io. Poi guarda, tutto si riduce a due o tre scenettini. Ho capito, dobbiamo arrivare alla fine del film. Precisamente. Una cosa importante, ricordati quello che ti ho detto prima. Del brusco con la ragazza. E gentile con lui. No, 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 viceversa. Ah. Con il ragazzo o la brusca? L'altro, ditemi imbrogliate pure voi. Ah, per forza, mi confondi, mi fai una testa come... con le mani, mi raccomando, niente. No, no, state tranquillo, vi ho promesso che per qualche giorno sarò onesto. Ah, perché dopo intendo no, di ricominciare. No, poi mi metto due baffettini e poi... Io più ti guardo e meno ti capisco. Sei buono, gentile, ma ladro. Ma vedete il mondo come va a rovescio? Ruba Giuliani è un crepetomene. Rubo io, dritto in galera. Beh, vabbè, gentiluomo, non perdiamo tempo. Guarda, piuttosto ripassiamoci quella scenettina. Sì. Mi raccomando, sì. Dilla con molto sentimento, eh? Dunque, parli. Sì. Maria. Dove stai? No, non qui. Però, quando la farai la scena? Maria, stasera la notte è piena di stelle. L'usignuolo canta sul vecchio olmo per noi. A chi se ne frega? E chi se ne... Che... Oh. Prosegue la trasmissione di musica da film. Ora una primizia, Cinema di Bixio. Canta Massimo Giuliani. Ma chiudete quella radio, non siamo a teatro. Silenzio! Oh, cinema, sei l'incanto, lo splendore della vita. La calamita, il villaggio favoloso d'ogni cuor. La santina, il collegial, il borghese, il provincial. Tutti pensano di darsi al cinema. Cinema, tutti sognano la celebrità. Pellicola che grande vita gira e va, l'illusione sei in ogni cinema. Oh cinema, la pellicola che grande vita. Mappede, sei imbattibile. Fortunato in amor, non giochi a dadi. Dottore, mi aspettano. Un momento, fammi fare l'ultimo colpo. Sì, sì, sì. Oh. Non ho più soldi. Non ho più soldi. Mi presto io. No, 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 un momento. Ecco, c'ho questo. Ah! E lo metto qua. Va bene. Il lavoro va bene oggi. Si corre. Sono appena le... 4:50. Dove diavolo ho cacciato l'orologio? Stamattina l'avevo. Ah! È andata male, eh? Ah. Te credevi, eh? Andiamo a lavorare. Beh, che vuoi. Oh, ecco il commendatore. Ho fatto aspettare un po', sto pronto. Si gira, eh? Ne facciamo un'altra, ce n'è già una buona. Commendatore, permettete, una cosa urgente. Siamo pronti? Pronti in trasparenza. Tanto un po' da dire. Dammi l'orologio. Ma che orologio? Me lo storie fuori l'orologio. La ricocchettina, commendatore? Commendatore, vogliamo andare? Ecco, vengo subito. Addio, campione.
E quanto è simpatico quell'uomo, non so cosa farei io per lui. Figuratevi io. Cavaliere. Silenzio, si gira. Motore. Ciac. 381 quinta. Azione. Cavaliere. Merito un premio. Cosa? Ho ritrovato il vostro orologio. Davvero? Avete voglia di scherzare voi? Questo non è il mio. Siamo al termine di questo viaggio e ancora non mi avete risposto. Perché? Conte Gerardo, la risposta potete leggerla nei miei occhi. Tra poco giungeremo al castello. Siate prudenti, vi prego. Vorrei che questo viaggio non finisse mai. Finito? Benissimo, molto bene. Non ne facciamo altre. La terza e la quinta, allora. Sì, finito. Avete visto, cavaliere? Oggi si finisce con un'ora d'anticipo sul programma. Già. Antonietta? Siamo arrivati al castello. Ma il castello non c'è. Ah, ma c'è la zia. Ecco la nipotina sale e salva. Contessa. Conte? Grazie. Oh, Giuliani, siete stata insuperabile. Come Zacconi. Meglio di Zacconi, oh, commendatore. Ma che commendatore? Siamo buoni amici. Vogliamo sedere? Grazie, Marietta. Dunque, sentite, ho un'idea. Che ne direste una cenetta, voi ed io, eh? Oh, commendatore. Ma che commendatore? Basta con questo commendatore. Vi chiamo commendatore io a voi? Dunque, sentite, una cenetta in un locale dove si mangiano certe fettuccine. Ma allora, come le faccio io? Perché non venite a mangiarle a casa mia? Le sapete fare? E perché non mi avete invitato prima? E quando, Anche stasera? Stasera non posso, c'ho un'orologeria. Come? Ecco, c'ho un affare molto importante, vero? Ci vediamo dopo domani, soli, capite? Ma signor Giuliani, dobbiamo anche pensare a Eva, no? Ma già è vero, c'è la nipotina. Beh, pazienza. Commendatore, permettete una parola? Scusate. Ma Andrea, la tua è una fissazione. Vedi intrighi dappertutto. Oh, zia, che cosa stavi confabulando con Giuliani? Oh, cara, una sorpresa, una grande sorpresa. È ora che la smetti, sempre con quella zia. Guarda quei due. Chi? Eva e Andrea, guardali. Simpatici. Che bella coppia. Bella coppia, un accidente, ma cosa aspetti? Tu qui fai di tutto meno che la parte di Giuliani, e muovi. E Andrea, non la fegato. Sapete cosa dovrebbe fare Andrea quando incontra Giuliani? Gli dovrebbe dare un sacco di schiaffoni. Magari. Tanto Giuliani sei tu. Ah, già. Che stupido. Adesso, commendatore, una bella romanza. L'Elisir d'amore. Oppure la Manon. Quante volte l'ho sentita da voi. La Che delizia. Veramente, oggi non può. La voce non è pronta. Ma appena c'è nato, soltanto il principio. Ma se vi ha detto che non vuole, che non può, perché gli farebbe male, vero? È soltanto il principio, Eva, diglielo tu. Ma zia, se il signor Giuliani non vuole. Su, su, avanti. Se proprio ci tenete. Come vi dicevo, se proprio ci tenete, sarò costretto a rifiutare. Come siete cattivo, ci tenevo tanto. Almeno una volta avrei voluto sentire la vostra voce solo per me. Ah no? Piuttosto che vedervi afflitta, vi canto tutto l'otello. Esultate. No, commendatore. Ve lo proibisco. Scusate, commendatore. Dicevo che potrebbe farvi male alla voce. Vi giuro che se voi cantate io... mi offendo. Ma che offesa. Ma pensa alla salute. Il telefono. Zia, lascia, vado io. Strana quella figliola. Da un po' di tempo mi sembra cambiata. Non so cos'abbia. E che volete che abbia? È l'amore, no? È l'età. Scommetto che è il fidanzato che le crede. Commendatore. Ah, già. Deve essere un errore. È il commissario. No, no, non è un errore. Me l'aspettavo. Peccato. No, chiedere il signor Ciro. Vogliono me? Sì, ha detto il signor Guidotti. E Guidotti sono... Ah, vogliono te. Vai, vai. Con permesso. Ma cosa sarà successo? Che ne so io? Questi commissari non mai capiti. Hanno certe idee. Va bene, cavaliere. Ma non potrei passare più tardi? No, subito. È nel vostro interesse. Fidatevi di me. Viene subito, professore. Tra 5 minuti. Ebbene, cosa volete? Niente. Voleva me. Mi dispiace, devo lasciarvi. Io vado, eh? Io ne approfitterei. No, no, commendatore. Voi restate qui. Tornerò io a riprendervi.
Mi raccomando, signora, non fatelo uscire, potrebbe raffreddarsi. Non lo lasciamo andare. Grazie. Come fosse in prigione. Signor Ciro, vi accompagno. No, grazie, conosco la strada. Arrivederci. Come volete. Come, affezionato, non ho occhi che per voi. Ah, commovente. Ma non guastiamoci la serata. Parliamo di cose allegre. Ah, io scommetto che indovino di che cosa sarà il dolce. Torta di cioccolato. La mia torta l'ho dimenticata. Andiamo, andiamo a vedere. Io assolutamente ci metterei un po' di vaniglia. Vedete, a me piace questo. Una buona cucina, una moglie tranquilla. Voi avete ben altro dalla vita. Gloria, onori. Già, signora mia, gloria, onori. Tutto fumo, niente arrosto. A proposito, l'arrosto lo fate con rosmarino? Anche una puntina d'aglio ci vuole. Però Eva lo fa meglio di me, l'arrosto. Simpatica quella ragazza. Un po' triste. Questa gioventù moderna. Noi siamo fatti di un'altra pasta. Quanti anni so che siete vedova? 2 anni. Non arriverete al terzo. Lo dico io. Ho l'occhio clinico. Oh, eccomi qua. Buonasera. Permettete, il professor La Capra, libero docente di medicina legale della nostra università. Dolente, cioè, molto piacere. Beh, ditemi voi stesso quanto vi devo. No, si tratta di ben altro. Il professore ed io parlavamo poco fa di delinquenza e il discorso è caduto su di voi. Come? Su di me? Oh, il commissario mi stava appunto dicendo che il tenore Giuliani soggiace spesso a delle crisi di cleptomania e sollecitava il mio parere al riguardo. Io mi sono occupato molto di simili anomalie. Ma allora non è successo niente? Ma no. Sono stato io che ho insistito per parlarvi. Un celebre artista lirico affetto da cleptomania. Ma è un caso di interesse mondiale. Voi capite, potrebbe essere la guarigione per Giuliani. Beh, questo è da vedere. L'interessante è di studiare il soggetto. Secondo le osservazioni di Charcot e di Mengazzini, la cleptomania rientra in quella forma di anomalie per le quali la scienza... Oh, Andrea. Disturbo? No, grazie. Ah, no, non sono per te. Sono venuta a sfidare la mia grande nemica, tua zia. È in casa? Sì, ma vedi... Ah, lascia fare a me. Andrea, sai, volevo giusto dirti che la zia ha invitato. Sì, capisco. Arrivi inopportuno. La serata è riservata agli intimi. Ma cosa pensi? Il peggio possibile sul tuo conto e su quello della tua cara zia. Andrea, ti proibisco. Stai calma. Drammi non ne faccio, lo sai. Volevo soltanto dirti che parto perché ho finito di girare oggi. E anche tra noi la commedia è finita. Parti? Sì, parto. Ma basta. Non è la scena di un film, questa. Andrea! Che bella, un capolavoro. Ma cosa avete scritto? Perché? Vi dispiace? No, sì. Oh, signor Giuliani, portate la torta di là. Sì. Andate, per favore. Vado. Simpaticona. Se vuoi vederla, zia. Ecco, la torta è pronta. Beh, che c'è? Niente. Come niente? Piangete perché ho ritardato a portare la torta? Una volta vi ho detto che vi dovevo il giorno più bello della mia vita. Ora vi dico che vi devo anche il peggiore. Cosa? Sì, Andrea se n'è andato. Se n'è andato per voi. Perché crede che io... E invece non vi amo. Anzi, non vi posso più soffrire. Avevo della gratitudine per voi. Ora non ho più nemmeno quella. Ma scusate. Basta con la vostra generosità. Con la vostra protezione, basta! Un momento, riepiloghiamo. Primo, voi amate Andrea e lui se n'è andato. Secondo, a me non vi potete soffrire, l'avete detto. Ma io... No. A me piace la gente che parla chiaro. Terzo, io dovrei lasciarvi stare e non interessarmi di voi. È d'accordo, è quello che cerco io. Ma come può un uomo avere delle pretese su una ragazza che potrebbe essere sua figlia? Bisogna essere scemi. So, una bella fetta di torta... E allegri, mi raccomando. Lo pensate veramente? È naturale. A voi ve lo posso dire. A me piace vostra zia. Perché non l'avete detto prima? Già prima. Era al fresco, ai bagni. Insomma, accomodo tutto io.
Domani parlo con Andrea. Oh, lo farete davvero? Dubitate di me? Sono un galantuomo. Va bene adesso, commendatore? Peggio di prima. Ho detto che non mi piacciono crude, ma queste sono bruciate. Scusate, commendatore, ma si vede che il cuoco ha creduto. Il cuoco non capisce niente, e voi meno di lui. Ah, è incredibile. Se Giuliani sta lavorando a Roma, come può essere qua? E scommetto che il vostro cliente è un finto tenore. Un imbroglione. Ma non può essere, ho visto io i documenti. Allora questo è un trucco pubblicitario. Ma no, no, questo qui a destra è il direttore degli stabilimenti di Vienna. Ed è arrivato proprio ieri. Invece il vostro cliente è qui da 10 giorni. Ma poi non vedete che differenza? Questo è un vero artista, altra classe, insomma. Scusate, direttore. Che c'è? Io il commendator Giuliani non lo servo più. Tratta tutti come cani. E poi dice che quest'albergo è una bettola. Permesso. Vediamo cosa succede. Scusate, vi dispiacerebbe mostrarmi i documenti? Un'altra volta. Una piccola formalità, un controllo. Ah, sicché voi sareste Giuliani, il tenore. Il tenore. Quello celebre? Modestamente. Ho capito. E allora, questo chi è? A che ora parte la corriera? L'ultima fra 10 minuti. Il mio conto, subito. Immediatamente. Che vi dicevo io? Taglia la corda. Ma che imbroglione. Scommetto che quello con la somiglianza di Giuliani ci campa. Ecco, signore. No, prego, niente assegni. Li accettiamo soltanto da clienti conosciuti. Conosciuti? Ma io sono Massimo Giuliani. Ma anche quello fotografato sul giornale è Massimo Giuliani. Ah, insomma, non ho liquidi. Sono partito improvvisamente. E poi che cosa sono queste inchieste? È assurdo. Ah, sì? Chiudete le porte. Le mie valigie, portatele giù. Va a chiamare il brigadiere. Ma insomma, è ora di finirla. Siete un idiota. Sarò un idiota, ma voi non uscite se non pagate. Ma lo volete capire che io sono Massimo Giuliani? Giuliani. Allora, perché non ci cantate la Tosca? No, le litir d'amore. No, 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 no. Mi amor, il amor. Come si sta bene, finalmente soli. Allora domani, quando il film sarà terminato, avrete un po' di tempo da dedicare a noi. Ah, già domani, chissà dove sarò. Avete ragione, la vostra arte. Il mondo è piccolo per voi, ma io mi accontenterò di ascoltarvi attraverso la radio. Ah, ma io no. Parlate sempre di sta voce, come se gli uomini si dovessero misurare attraverso le note musicali. La bemolle, do diesis, dite la verità, se dovessi chiudere bottega. Che bottega? Sì, perché per i tenori la bottega è questa. Se dovessi perdere la voce, cosa ne pensereste? Per me sarebbe lo stesso. Ah, questo mi fa piacere. Sento che diventerò una persona per bene. Sono proprio felice. La fossino, non succede mai investimenti da queste parti. Perché? È così, tenete, piatelo per ricordo mio. Oh, come bello, non avreste dovuto far questo. Oh, ma questo l'ho pagato coi soldi mia, Il tuo canto è dolce come il tuo cuore, e viva il nostro protettore. Noi tutti battiamo le mani al cantante Massimo Giuliani. No, ma lo celebre cantante grande ufficiale Massimo Giuliani. Ma papà, il verso è troppo lungo. Te non ti impicciare, quando papà dice una cosa vuol dire che è giusta. Oh. Papà. Tu gli dai il mazzo di fiori. Su, mettetevi in fila adesso, mettetevi in fila. Ecco, così, benissimo, ricominciamo. Presto, presto, giù in teatro. Allora, tra poco. Sì. Ma aspettate dopo la scena, eh? Non potrei mancare, oggi è l'ultimo giorno. Già, siamo alla fine. Ehi, nonno, eccomi. Lo prendo, subito. Mi ci pigli sempre, vecchio volpone. Dai una spazzolata. Subito. Ciao, care. Addio, tesoro. Addio, senza ancora. Non cantare, disgraziato. Giuliani è ritornato lui. Davvero? Tra poco sarà qui. E tu fila, sparisci, vattene, se no finiamo in galera tutti e due. Vai, via, vai. Dunque, avete parlato con Andrea? Dopo, dopo. Commendatore, come va? La facciamo la partitina stasera?
Ma che? Siete ubriaco? Ferma, ferma! Come lo trovo? Il suo rapido. Non lo tengo. Più tardi. Ma come? Ma... Bene, sì. Domani prima delle 5 abbiamo finito tutto. Oh, eccolo qua. Ciao, Massimo. Siediti. Abbi pazienza un momento. Pazienza, un accidente. Cos'è questa roba? E non lo vedi? È la fotografia della visita di giovedì. Ma giovedì era 200 chilometri da qui. Ma tu scherzi, Massimo. Ma che tu? Cosa sono queste confidenze? Io non permetto. Senti, dopo scherziamo, eh? Adesso lasciaci finire. Qui mi state prendendo in giro. C'è qualche cosa di losco. Questa fotografia io non l'ho mai fatta. Caro Giuliani, abbiamo girato in pace fino ad oggi. Che sono tutte queste storie proprio all'ultimo giorno di lavorazione? L'ultimo giorno? Ma ci ho pagato 1 milione perché questo film non finisse. 1 milione! E dove è andato a finire? 1 milione? Ma caro Giuliani, ora sragionate. Noi non ne abbiamo sentito mai parlare. No? Vi mando tutti in galera. Francamente io non capisco. Eccoti. Dov'è il milione? Commendatore, io l'ho regolarmente versato e ho la ricevuta. Esattamente 15. Eh? Ah, sì, forse... Già, veramente... Questa è truffa. Ci vedremo in tribunale. Vi denunzio tutti. Il tenore Giuliani, se non sbaglio. Sì, ma non ho tempo. Mi manda il cavaliere Speranzi, il commissario. Ah, già, è stato informato. Sì, ma potete contare sulla nostra massima discrezione. Discrezione è un corpo. Voglio fare uno scandalo. Lo devono sapere tutti. Come volete voi. Prego, accomodatevi. Ah, dunque. Un momento, commendatore. Voi state bene di salute, vero? Benissimo. Sono gli altri che mi fanno star male. C'ha la colpa sapere gli altri. E capogiri, capogiri mai? No, mai. Accavallate la gamba. Perché? Alzatela, per favore. Ma che? Siete impazzito? Qui sono pazzi tutti. Manicomio! Questo è un manicomio! Allora, dunque, gli avete parlato? A chi? A Andrea. E perché? Ma come? Mi avevate promesso, volevate aiutarci. Ah, sentite, questa è una congiura. Io non ho promesso niente a nessuno, e tantomeno a voi. Mi ero imposto di tacere, ma il segreto che ha straziato per 10 anni la mia esistenza di segretario deve essere finalmente svelato. Sono crisi di amnesia. Amnesia? Dimentica tutto. No! Davvero? Ma poi gli passa. Massimo! Massimo, ho deciso. Parto con te. Con me? Vendo il negozio, realizzerò quel poco. Non ti sarò di peso, sai. Non posso separarmi da te dopo quello che mi hai detto. Io? Oh, caro, non ti senti bene? Io perdo la testa. Io impazzisco. Ma come? Non ti ricordi? Io non ricordo niente. Basta. Ho capito. Allora, perché hai voluto illudermi? Ecco, senti, via, giù. Tuo canto è dolce come il tuo cuore, e viva il nostro protettore. Noi tutti battiamo le mani al cantante Massimo Giuliani. Al celebre gran ufficiale. Ma sono visto andare via in taxi. Commendatore, siete tornato subito. Oh, bravo. Vado ancora, vado ancora. Bravo, bravo, bravo. Sei matto. Ti avevo detto d'andartene. È proprio questo il momento dei festeggiamenti. E poi perché sei tornato? Cosa sono queste pagliacciate? La ragazza piange. Cosa ti è saltato in mente di promettere la pace col fidanzato? Di che ti mischi? Con questa tua mania di bontà fa finire che fai nascere un mucchio di pasticci. Questa è la volta che finiamo tutti e due in galera. Tu e io. È andato a denunciarci. Dove è andato? In questura.
Figurati che è venuto a galla l'affare del milione. E il bello è che non me ne sarà nemmeno grato. Ma lo conosco quello lì. Andrà a finire che mi incolperà di averglielo voluto rubare. Per fortuna che l'assegno è qui, annullato. Ad ogni modo il posto me lo sono giocato. Credi proprio? Altro che. Sono 10 anni che sto con lui. L'ho servito. Ho curato i suoi interessi, meglio che se fossero stati miei. Ho sopportato i suoi scarti. L'ho difeso contro gli altri, perché, intendiamoci, di nemici se ne è fatti. Ma lui è un tipo così. Io e non vede nessuno. E con un tipo simile hai potuto resistere 10 anni, eh? Che vuoi? Mi sono affezionato. Anzi, gli voglio bene. Ciro, guardami bene. Ma... Volete partire? Sì, perché? Niente. Caro Corsi, voi siete un bravo ragazzo, però un po' idiota. Poi dico. Sapevo dove andare e sono venuto qui. Ma come sei entrato? Solo vogliamo. Senti, è meglio che ti confessi tutto. Non partite. Restate qui, caro Corsi. E non soltanto per fare del cinema, ma soprattutto per lei, che vi vuol bene davvero e che merita di essere felice. Signora, allo carina. Tu carino, orologio, abbiamo cambiato articolo, vero Antonio? Teneto, Megano, Gin, abbiamo le marche più celebre, i prezzi migliori. Non temiamo concorrenza, sì, perché è fatto d'orologio. Ma Antonio! No, volevo dire conosco il mestiere, ho una certa competenza. E allora datemi una sveglia. Sì, ma non in questo momento. Ripassate, ripassate. Thank you.
calamità, la calamità, il miraggio favoloso d'ogni cuor, la sardina, il collegial, il borghese, il provincial, tutti pensano di darsi al cinema, cinema, tutti sognano la celebrità. Piccola che gran novità, gira e qua, l'illusione se da ogni cinema. Ah, cinema, da quanti illusi mille atteggiamenti vani, chi fa il Lazzari, chi la Valli, chi la Lotti vuol sembrar, la ferrido non so chi, Franzi, Ninchi e Giudi lì, e fra tanto tutti cantano così. Ah, cinema, tutti sognano la celebrità, sai perché? Perché nulla può fare sperare, palpitare come te. Cinema, è la pellicola che gran novità, l'illusione sei l'ognuno cinema.